Gigi Moreno, Fabio, Alberti. Ma dove cazzo sono i due Alberti? Ci mancano i due Alberti. Ivan, la riserva. In riserva. Buongiorno bagai, oggi siamo qui per prepararci alla super cronometro che si correrà domenica 8 ottobre in quel di Casazza, pedalando coi campioni. Sto preparando la squadra, l'obiettivo è vincere, vincere, vincere! Ma va che vincere! L'obiettivo è non far la catasta, no, no, l'obiettivo è quello! Quindi, orfani dei due Alberti, andiamo a provare sulla strada quelle che sono le indicazioni che ho lasciato ai ragazzi. Ricapitoliamo quali sono i 5 punti fondamentali per evitare di fare il mucchio. 1. Prima cosa importante, anzi importantissima, a ruota del tuo compagno devi pensare solo a stare a ruota del tuo compagno, non guardare tutto quello che attorno avviene. Prima cosa importante, meno ci distrae meglio è. Punto 2. La mezza ruota è pericolosissima quando si fa una cronosquadre. È abbastanza un mezzo scarto e si va per terra. 3. Il cambio, bello deciso, ampio. Devi comunicare bene al tuo compagno che ti sei tolto dal cambio. Le mezze ruote e le mezze cose portano a spostare un po' tutti quanti, non va bene. Quarto punto, chi è in testa è responsabile per tutti quanti. Se vai nel garage di qualcuno, va dentro tutti nel garage di qualcuno importante, quindi quello che c'è sulla strada, i pericoli e tutto quanto. Chi è davanti è responsabile per tutti quanti. Quinto punto, fondamentale, mai alzarsi in piedi di colpo in mezzo al quartetto. Rischio grandissimo che dietro uno frena e dietro ti viene in piedi il mucchio selvaggio. Il Gigi, va che faccio. La pietra si è già andata. Ovviamente gli allenamenti continuano con il reintegro importantissimo per il cronometro che ci sarà poi domenica. Non mangiamo, però bisogna mangiare. In verità la cronosquadre è una prova complicata, ha tante varianti che possono determinare una buona riuscita o una cattiva riuscita. Ovviamente quella che organizza Ennio Casazza è soprattutto una reunion di grandi campioni che si ritrovano per fare della beneficenza, infatti lo scopo finale è proprio quello. Poi noi ci divertiamo perché è bello fare questo avvicinamento costruendo qualcosa con i ragazzi, con la squadra, crea comunque comunione, crea amicizia, crea anche un qualcosa di nuovo. Ma lo scopo finale è sempre quello, aiutare chi è nel bisogno. Ennio lo fa da 16 anni con la sua manifestazione, gli faccio i complimenti, bravo, veramente un impegno grosso. 560 persone saranno presenti tra professionisti e atleti invece amatori, quindi anche da organizzare non è una cosa semplice, ma lo si fa con uno scopo veramente importante. Beneficenza che andrà ad aiutare l'associazione ABE, Associazione Bambino Emopatico, che dal 1981 cammina assieme ai bambini che hanno queste problematiche legate appunto alla leucemia, ai tumori, all'immunodeficienza. Va sostenuta, insomma, sono cose importanti e fanno questa grande bella opera e che hanno bisogno di un sostegno anche economico, e quindi tutto quello che verrà raccolto sosterrà i progetti che hanno in campo loro. È tanto bello esserci, è tanto bello potersi divertire, è tanto bello capire ancora una volta che siamo persone fortunate. Ah, quando ogni anno Legno mi chiama per invitarmi, mi sento onorato di questa cosa, veramente. Sono campioni veri, Moser, quest'anno ci sarà anche Jan Urlich, ci saranno Savoldelli, ci sarà Fagnini, ci sarà Roberto Visentini. Una foto con Roberto me la voglio fare, mamma mia, sono ancora sul gozzo. La tappa di Sappada, santo Dio, quando gli rubarono un Giro d'Italia dentro alla squadra, roba bruttissima. Poi ci sarà Pugno, ci sarà l'amico Tommy Prim. No, sarà veramente una domenica di grande festa che regalerà divertimento a tutti quanti, un bel rinfresco finale. No, faccio veramente ancora i complimenti a Lenio Vanotti, ex grande professionista anche lui, un gran gregario, uno di quelli abituati a fare fatica, a lottare per gli altri. Bravo, bravo Ennio, bravo, bravo. Allenamento terminato, qualche dritta ai ragazzi l'abbiamo data, non ci rimane che attendere una settimana per poi goderci lo spettacolo
di questa bella manifestazione. Il video termina qui, ricordatevi un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale di Roberto Il Maggio, che è sempre cosa buona e giusta e anche gratis. Al prossimo video, ciao!